che non è la fine di qualcosa solamente, ma un grande inizio. Certo che però noi siamo amareggiati perché l'azienda doveva dare risposte per tutti e assolutamente noi iniziamo là, ci sono i presupposti perché ci sia un futuro di lavoro, in un momento come questo in Italia è fondamentale, però bisogna che da subito si riprenda il filo per le persone che non hanno ancora la visibilità completa, hanno il lavoro, però bisogna risolverla subito. Il profumo umano per me è una cosa strana, questa notte ho dormito pochissimo, sono emozionata perché sono 10 anni che aspettavamo questo momento, comunque che lo prevedevamo, e spero che là comunque come si stanno evolvendo le tecnologie si evolvano anche i rapporti personali e con l'azienda, che non si involvano, che non vadano a peggiorare assolutamente. Punta 18! No, dicevo l'unica cosa che noi ora siamo partiti. Io spero che non capivo le prendo se si può. Che domanda scritta? Pronto? L'esperienza non so che è la partita. Si sta ancora lavorando, se comunque si lavora ancora a fine anno, si fa un filo fino a Gruppo 34 e 8, potremmo anche guadagnarlo. Non c'è cellulare dietro, se ci perdiamo ci vediamo qua.
sì, una nuova era e speriamo che sia rosea, speriamo, perché ce n'è bisogno di lavoro. Ma io sono uno fortunato che addirittura si avvicina, però penso a tutti quelli che purtroppo ora non sanno ancora dove andranno a lavorare e quindi spero per loro che si risolva nel migliore dei modi. Sacco Alessandro, ufficio di disegnazione, progettazione e attrezzatura. Ce ne stiamo accorgendo adesso, fino a ieri non sembrava vero. Pietro. Dove sei? Di Pietra Ligure io. Inizio nuova era per te? Sì, sì, tutto diverso. Lascio, abbiamo, io dopo 14 anni che ho lavorato a Finale mi trovo qua. Speriamo. Io sono nella produzione dei motori, aggiustaggio motori. È una nuova era. Ah, speriamo che vada avanti tutto e ci sia lavoro e si continui a lavorare. Io ero a Finale da 35 anni, mi ritrovo catapultato qua e diciamo che l'emozione è forte, però è una continuità, diciamo che c'è la speranza di un futuro, di conseguenza è una novità, perciò sono stimolato da questo anche. Mario Burnengo. Gestione dati prodotti. Oggi 9 settembre per Piaggio Aero Industries a Villanova è sicuramente un evento di quelli che resteranno giustamente nella storia dell'azienda, quindi l'apertura di un nuovo stabilimento che rappresenta un investimento straordinario di capitale straniero che crede in una società italiana che è riuscita a superare con grandi sforzi di tutti una crisi davvero difficile, credo che sia da sottolineare per il valore che comporta per l'azienda e per i dipendenti che avranno un ambiente di lavoro di qualità e che consentirà a tutti di dare il maggior contributo per il raggiungimento degli obiettivi aziendali. Quindi è un giorno direi straordinario. Sicuramente il fatto di avere una unica sede di lavoro comporta per qualcuno qualche sacrificio, mi riferisco a chi deve fare un numero di chilometri superiori per raggiungerla. L'azienda è stata, devo dire, molto aperta e costruttiva nei servizi che ha reso disponibili, trasporti collettivi che sicuramente sia dal punto di vista logistico che economico costituiscono un notevole aiuto per i nostri dipendenti. Progetti futuri sono quelli coerenti con il piano industriale, quindi continuare nello sviluppo delle versioni speciali del P180, non pilotate e pilotate, e spingere il più possibile l'azione di promozione commerciale per la nuova versione del P180, l'IVO, che abbiamo presentato a Ginevra e che deve consentirci di recuperare le quote di mercato che per noi sono fondamentali per il business. In aggiunta allo sviluppo dell'attività motoristica, sia produzione che revisione, che è la seconda gamba del business di Piaggio. Velivoli civili e militari da un lato, motori dall'altro.